La vita delle donne nell'antico Egitto. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. Nell'antico Egitto, le donne godevano di una posizione giuridica paritaria agli uomini, anche se la sfera pubblica era principalmente dominata dagli uomini stessi. Le donne erano principalmente impegnate nella sfera domestica come figure centrali nella gestione delle case e delle famiglie, evidenziando una chiara divisione dei compiti basata sul genere. L'uguaglianza teorica tra uomini e donne si rifletteva concretamente principalmente nelle classi più elevate della società egizia. Solo 5 o 6 donne raggiunsero posizioni di potere supremo. Alcune regine collaboravano attivamente nelle decisioni politiche insieme ai loro mariti. Anche le consorti dei faraoni detenevano una posizione invidiabile. In particolare, durante la bassa epoca, una di loro ricoprì il ruolo di divina adoratrice, con un potere superiore persino al sommo sacerdote di Amon. Le donne nobili possedevano titoli religiosi e civili, gestivano proprietà in autonomia e potevano trasmetterle ai loro eredi. Nel periodo dell'Antico Regno, alcune donne sembrano aver ricoperto ruoli amministrativi in ambito domestico. La vita istituzionale e pubblica raggiunse il suo apice durante l'Antico Regno, ma in seguito, soprattutto nel Nuovo Regno, si nota una diminuzione delle menzioni riguardo a ruoli amministrativi femminili. Il tipo di lavoro svolto dalle donne dipendeva dalla propria posizione sociale o da quella del marito. Le fonti archeologiche e scritte indicano una divisione del lavoro basata sul genere. I servitori maschi si occupavano principalmente degli uomini, mentre le domestiche si occupavano delle signore. Sebbene gli uomini e le donne impiegati nelle grandi tenute nobiliari o nei templi partecipassero insieme alla produzione di pane e birra, la maggior parte delle altre attività mostrava una predominanza maschile. Tuttavia, nell'industria tessile, prevalentemente donne fino al Nuovo Regno, si notava un'eccezione. Le domestiche includevano fornaie, birraie, mugnaie, giardiniere, musiciste, ballerine, cantanti, oltre a tessitrici e filatrici. Le donne svolgevano compiti altamente specializzati, come quello di nutrice. Nel caso dei figli del re, solo donne della nobiltà potevano svolgere questo ruolo. Le contadine, sebbene non partecipassero alla maggior parte delle attività agricole e pastorali, contribuivano alla raccolta del grano. Tuttavia, solo in epoche successive la donna tornò a ricoprire ruoli di rilevanza simile. La posizione sociale delle donne egizie era considerevolmente più privilegiata rispetto a quella delle contemporanee di altre civiltà. I viaggiatori greci, come Erodoto, rimanevano sbalorditi per il grado di libertà di cui godevano le donne egizie. Dalle fonti sappiamo che le donne erano proprietarie terriere, partecipavano a transazioni commerciali senza l'assistenza degli uomini e avevano la facoltà di ereditare e disporre dei beni a loro piacimento. Anche dopo il matrimonio, mantenevano il controllo dei loro beni, che potevano recuperare in caso di divorzio. Avevano accesso ai tribunali come querelanti, difensori o testimoni senza necessità di un tutore maschile. Erano responsabili delle loro azioni e potevano essere perseguite e punite con la stessa severità degli uomini. La condizione normale della donna era quella di sposa, con la famiglia monogama come nucleo centrale della società egizia. Le rappresentazioni di coppie, da sole o con i figli, indicano l'importanza attribuita alla famiglia dagli egizi sin dall'antico regno. Le raffigurazioni di donne sole sulle stele o sulle pareti delle tombe sono rare. Infatti, la figura della donna non sposata non corrispondeva all'ideale egizio, quindi le informazioni riguardanti questa condizione sociale sono limitate. Tuttavia, si possiedono numerose informazioni riguardo alla vedovanza. Se il marito moriva, la vedova poteva affrontare gravi difficoltà finanziarie a causa della perdita di entrate. Dal Medio Regno in poi, la vedova veniva considerata tra i gruppi più vulnerabili della società egizia e riceveva assistenza dai funzionari, come attestato dalle loro stele votive. Il dio Bis
rappresentato come un nano deforme e barbuto, occupava un ruolo significativo nell'antico Egitto. Era una divinità del focolare, particolarmente associata alla protezione delle donne incinte e dei neonati. La sua immagine veniva utilizzata in vari talismani per allontanare influenze negative e il malocchio. La fertilità era un'importante preoccupazione per le donne egizie, evidenziata anche nei papiri di medicina che indicavano rimedi per favorire la gravidanza e prevenire aborti spontanei. Tuttavia, questi documenti contenevano anche prescrizioni per aborti e metodi contraccettivi. Nell'antico Egitto, l'ideale per ogni individuo era sposarsi e formare una famiglia. Sebbene i matrimoni fossero principalmente monogamici, il faraone praticava la poligamia e il matrimonio incestuoso. Il matrimonio in Egitto apparteneva alla sfera privata e non era formalmente sancito né dallo Stato né dal clero. Tuttavia, aveva implicazioni economiche poiché stabiliva diritti e doveri tra le famiglie degli sposi. Solitamente il matrimonio avveniva all'inizio della pubertà e la convivenza sotto lo stesso tetto era considerata una forma di unione matrimoniale. Nell'antico Egitto il faraone poteva avere più mogli e concubine. La sposa principale del re era teoricamente responsabile di dare al sovrano un erede legittimo al trono. Le altre mogli risiedevano negli harem, istituti autonomi presenti in diverse città e persino itineranti con la corte del faraone. I matrimoni diplomatici con principesse straniere avevano una funzione politica cruciale per stabilire e mantenere alleanze con le potenze del vicino Oriente. Le mogli provenivano sempre da paesi stranieri, poiché il faraone evitava di far sposare le proprie figlie al di fuori della Terra Nera. Questi matrimoni, oltre al prestigio, si trasformavano spesso in affari commerciali. Il padre della sposa portava una dote considerevole, contraccambiata dal faraone con un generoso prezzo per la sposa. Anche tra la popolazione comune egiziana si verificavano scambi simili. Tuttavia, ci sono casi noti che contraddicono la cosiddetta teoria dell'erede, secondo la quale il diritto al trono veniva trasmesso in linea femminile all'interno della stessa famiglia reale. Molti sovrani sposarono anche le proprie sorelle o sorellastre, forse per evitare che altre famiglie aristocratiche potessero ascendere al potere. Allo stesso modo degli dei nella mitologia egizia, i faraoni praticavano questo tipo di relazioni senza attribuirvi il significato incestuoso, come lo intendiamo nella nostra cultura occidentale. La danza è stata utilizzata fin dall'alba dell'umanità come forma di espressione emotiva. Gli antichi egiziani ballavano durante cerimonie religiose, funerali e feste popolari, esprimendo attraverso il movimento i loro stati d'animo. Una delle forme più spettacolari di danza era eseguita dalle ballerine professioniste, coinvolgendo acrobazie e movimenti agili. L'aspetto fisico muscoloso di queste donne suggerisce la dedizione a questa professione. Venivano descritte come belle e ben formate. La danza avveniva in gruppi o in coppie dello stesso sesso e generalmente erano donne ad esibirsi. Durante l'antico regno, le ballerine indossavano gonne corte e talvolta portavano un berretto con una treccia terminante in un disco. Il movimento delle braccia era solitamente in alto e una di loro manteneva il ritmo con le mani. Spesso, nelle processioni e nelle feste, partecipavano anche acrobati che, accompagnati dalla musica, eseguivano esercizi di contorsionismo in attesa dell'arrivo della barca sacra. Hathor e Bees erano considerati patroni della danza e della musica e molte ballerine portavano tatuaggi raffiguranti Bees sulle loro gambe. Le ballerine professioniste facevano parte del personale aggiunto ai templi. I balli avevano un ruolo di rilievo durante le celebrazioni di Hathor o Bastet e talvolta il faraone stesso partecipava a queste cerimonie. Gli antichi egizi prestavano molta attenzione all'aspetto fisico,
incluso il curare i propri capelli. Le acconciature e le parrucche erano utilizzate per esaltare i gioielli e i vestiti, completando l'ornamento del corpo. Inizialmente, le bambine avevano solitamente i capelli corti, anche se nel nuovo regno si osservano cambiamenti nelle pratiche. Le donne seguivano le tendenze della moda e, sebbene durante l'antico regno si preferissero capelli corti o di media lunghezza, in seguito divennero popolari le lunghe chiome raccolte in sottili treccine. La pulizia dei capelli era considerata una pratica essenziale. Oli profumati e tinture venivano impiegati per la cura dei capelli e per mascherare i capelli bianchi. La calvizie era considerata un problema estetico sia per uomini che donne. Le parrucche erano elementi essenziali nella vita sociale, indossate da entrambi i sessi in varie occasioni. Durante l'antico regno le donne le indossavano spesso. Queste parrucche venivano realizzate da artigiani specializzati o da barbieri che lavoravano in negozi dedicati a questo scopo. Solitamente le parrucche indicavano lo status sociale di chi le indossava e venivano utilizzate in occasioni speciali e per proteggere la testa dal sole. Gli antichi egizi consideravano la nascita di un bambino una fonte di gioia, specialmente se si trattava di un maschio. La gravidanza era vissuta con grande senso di responsabilità dalla donna che seguiva una dieta specifica, si ungeva il ventre con oli per mantenere la pelle elastica e riceveva protezione dalla dea Tuaret insieme al dio Bis. La dea Heket, rappresentata come una rana, era considerata la protettrice della nuova vita. Per questo motivo, le donne in gravidanza portavano amuleti raffiguranti una rana. Durante il travaglio, la gestante si recava in un edificio chiamato Mammisi, luogo della nascita, annesso al tempio, dove era assistita da donne esperte della sua famiglia e da un'ostetrica. L'ideogramma che simboleggiava il parto, Mesi, raffigurava una donna accovacciata con un bambino che nasce. Durante il parto, le donne egizie potevano partorire sia sedute su una sedia forata, sia accovacciate con i piedi appoggiati su dei mattoni. L'ostetrica era pronta a prendere il neonato senza l'ausilio di medici o strumenti chirurgici, ad eccezione di un coltello di ossidiana utilizzato per tagliare il cordone ombelicale. Tuttavia, il parto presentava un alto rischio di mortalità, quindi veniva accompagnato da formule magiche, riti e invocazioni agli dei, con l'intento di attenuare i dolori del travaglio e prevenire possibili complicazioni. Diverse divinità presenziavano alla nascita. Iside e Nefti proteggevano la partoriente. Meskenet dava un nome al neonato, mentre Khnum modellava le membra e garantiva la salute al neonato. Le sette Hathor, attorno alla culla, facevano doni al neonato, positivi o negativi. Dopo il parto, la donna seguiva un rito di purificazione per 14 giorni prima di riprendere la sua vita nella comunità. Nelle epoche antiche, il concetto di divorzio non è particolarmente documentato. Pare che l'adulterio non fosse considerato motivo sufficiente per il divorzio, dato che gli uomini potevano condurre concubine nella propria casa, mentre questo non era consentito alle donne. Tuttavia, con l'evolversi del concetto di proprietà nel Medio Regno e l'importanza di preservare i beni e l'eredità per i figli, la legge cominciò a interessarsi delle questioni di divorzio. Anche se il diritto legale non regolava direttamente questi affari privati, venivano stipulati contratti matrimoniali al momento delle nozze e i tribunali intervenivano per far rispettare tali clausole. In seguito, dal periodo saitico fino alla metà della dominazione lagide, il divorzio era permesso solo agli uomini, mentre le donne potevano salvaguardare i propri diritti tramite contratti che rendevano il divorzio svantaggioso per l'uomo. Ad esempio, potevano richiedere una dote fittizia e in caso di separazione il marito era tenuto a restituire la dote e a fornire un sostegno economico stabilito dal contratto matrimoniale. Cleopatra, nata ad Alessandria nel 69 d.C.,
era una donna di grande cultura, ambiziosa e di grande fascino. Durante l'arrivo del triumviro romano Giulio Cesare ad Alessandria, scoppiò un conflitto per il diritto al trono tra Cleopatra e suo fratello sposo Tolomeo. Cesare, attratto dalla donna, la associò al trono insieme al fratello, ma il conflitto continuò e Tolomeo fu combattuto e sconfitto da Cesare. Successivamente, Cleopatra sposò un altro fratello più giovane e divenne la regina d'Egitto. Accompagnò Cesare in visita a Roma, portando con sé il figlio avuto da lui. Alla morte di Cesare, Cleopatra tornò in Egitto e iniziò una relazione con il triumviro romano Marco Antonio. Antonio, dopo un lungo periodo di assenza dall'Egitto, tornò in Oriente dopo una sconfitta contro i Parti. Ottaviano, deciso a sbarazzarsi di Antonio, approfittò del malcontento a Roma riguardo alla relazione tra Cleopatra e Antonio, dichiarando guerra all'Egitto. In seguito a una fuga, Antonio e Cleopatra si diedero la morte piuttosto che sottostare alle condizioni umilianti del vincitore, con Cleopatra che morì facendosi mordere da un serpente velenoso. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.